valle della statale 18 tra Cava e Salerno crea problemi ai cittadini cavisi. Lei ha fatto una lettera alla società autostrade, al prefetto, affinché si possa almeno in alcune ore della giornata sfruttare il tratto autostradale di Cava con il non pagamento del pedaggio. Sì, ci troviamo esattamente nella stessa condizione in cui ci siamo trovati nel mese di febbraio dell'anno scorso, quando ci fu una caduta di massi ad altezza, diciamo, della pompa di benzina nel tratto fra Vietri e Salerno, praticamente un tratto molto prossimo a quello ugualmente di proprietà della ERG è stato interessato da questa caduta massi. L'anno scorso faticosamente riuscimmo a trovare una soluzione che poi di fatto, dopo tanti giorni di difficoltà per gli automobilisti, sbloccò la situazione e la soluzione fu quella che i comuni, il comune di Cava al 50% e i comuni della costiera amalfitana per il restante 50% si fecero carico dei costi del pedaggio autostradale nelle ore di punta dell'andata e del ritorno dal lavoro. Appena abbiamo avuto la notizia del ripetersi del fenomeno quest'anno, già nella giornata dunque dell'altro ieri sera abbiamo scritto subito a Sua Eccellenza il prefetto Pantalone perché appunto si riunisse con urgenza un tavolo in prefettura che si è svolto nella giornata di ieri, per cui ieri già alla presenza dei responsabili autostrade meridionali si è ribadita la richiesta di un'apertura alle 7 al mattino fino alle 10 e dalle 16 alle 18 del tratto autostradale Cava Vietri, di Cava Salerno, senza oneri per gli automobilisti, in modo appunto da consentire un maggior deflusso e non la fila per il pagamento del pedaggio. Ci auguriamo di avere quanto prima una risposta, perché questi sono giorni di particolare caos nelle strade, soprattutto ad altezza dell'uscita e dell'entrata nell'autostrada per Cava, che crea ovviamente grandi disagi a tutta la cittadinanza. Noi ci siamo ancora resi disponibili a farci carico di questi oneri, ovviamente augurandoci che quanto prima si risolva il problema. Credo che per l'inizio della settimana entrante, già per lunedì, la provincia dovrebbe darci notizie circa la tempistica dell'intervento, augurandoci che questi tempi siano brevi per consentire il ripristino di una arteria fondamentale per la vita dei nostri concittadini.